non era mai accaduto che Forza Italia avesse un risultato così eclatante, ne siamo orgogliosi, soprattutto per coloro che ci hanno dato fiducia, e io mi auguro che saranno sempre di più, perché rappresentiamo in ogni caso un punto di grande equilibrio e di forte proposta sia territoriale che nazionale, unitamente agli alleati. Oggi ho rassegnato le mie dimissioni da consigliere regionale, ho ringraziato tutti coloro che a vario titolo hanno collaborato con me, sia i colleghi consiglieri, gli amici dei gruppi, e ricordo che oggi è il 16 di aprile e coincidenza vuole che il 16 di aprile dell'anno 2000 riuscì ad entrare per la prima volta in consiglio regionale, quindi sono passati 18 anni, quindi anche una sorta di maturità politica, e adesso c'è questa nuova esperienza in Senato, quindi sono anche lieto di poter dire che il partito e l'alleanza territoriale è molto unita e forte, e questo credo possa far piacere ai nostri simpatizzanti, ai militanti, agli elettori che si aspettavano proprio questo. C'è anche una ritrovata e comunque forse straordinaria, almeno per questi anni, unità del centrodestra. Non bisogna mai dimenticare che il centrodestra ha un programma, l'ho avuto nelle elezioni del 4 di marzo, un programma coeso, unito, forte, soprattutto sui temi che hanno interessato la gente. Ci si domanda come mai il centrodestra abbia avuto un risultato così positivo, ma è dovuto al fatto che il tema della sicurezza è stato da noi preso altamente in considerazione, così come quello delle tasse, della difesa delle imprese, della difesa del mondo del lavoro, contro quella politica pseudo-assistenziale o assistenzialista, che è peggio, che le sinistre hanno portato avanti qui sul nostro territorio, anche in moltissimi casi con il disfacimento dello stesso, cioè anche questa immigrazione incontrollata che ha dei costi che sono vertiginosi, bisogna che in un qualche modo venga bloccata sia alle frontiere, perché le frontiere esistono ancora, sia con le espulsioni per coloro che non hanno alcun diritto di rimanere qui in Italia, che fanno poi un torto vero a coloro che dovremmo accogliere, che sono i veri profughi. Questo è il problema che in questo momento noi abbiamo.